Brindisi è una squadra che sta facendo che ha fatto un ottimo inizio di campionato, lo stanno a testimonianza i 10 punti che ha in classifica, e considerato che poi una sconfitta l'ha avuta, ha perso contro Milano, e quindi insomma ci sta che con Milano saranno molte le squadre che perderanno, quindi ha fatto un percorso quasi completo. Questo perché giocano una buona pallacanestro, perché hanno trovato da subito una buona comunione di intenti, hanno trovato una buona armonia, una buona armonia del modo di giocare. Penso che da come giocano si vede che è un gruppo, che è un buon gruppo, che hanno una buona chimica anche fra di loro, guidati dalle sapienti mani di Vitucci, che riesce a far giocare la squadra con una buona propensione offensiva, però c'è anche da dire che i numeri li premiano anche per la difesa, perché è una squadra che fino a oggi a livello numerico è la seconda squadra che subisce meno punti del campionato, quindi anche questo è un dato importante. D'altronde sono tanti dati importanti e questo è il motivo per il quale sono al terzo posto in classifica. Banks è un giocatore di riferimento molto importante per loro, anche il capitano, ma anche il giocatore che è carismatico, un giocatore di esperienza, lo scorer, il loro giocatore da cui vanno nei momenti importanti della partita. Un altro giocatore importante, leader silenzioso per loro, è questo Chapel. Chapel, che anche lui nei momenti importanti si è fatto sempre trovare pronto, già ce lo riconosciamo l'esperienza l'anno scorso a Cantù, ma anche questo inizio ha avuto modo di fare ottime cose. E questa loro esperienza è utile anche al playmaker Clark, che pur essendo un giocatore esordiente, però ha dimostrato di avere delle ottime qualità sia a livello di uno contro uno che a livello di tiro. John Brown è un lungo che ha una dinamicità notevole, è una grande energia, dimostrazione che l'altezza conta fino a un certo punto, se sei dinamico e soprattutto hai una grande energia, corre da una parte all'altra del campo, su e giù, a destra e a sinistra, lo vedi essere fuori dai 3 punti, poi dopo essere sempre al rimbalzo, un giocatore molto pericoloso da marcare, e quindi insomma abbiamo già parlato di tanti giocatori, e poi ci aggiungiamo Rush, che è un altro giocatore qua a Varese, ha partecipato anche lui quella l'ottima annata. Insomma, noi dobbiamo sicuramente fare una delle nostre migliori partite difensive, perché bisogna essere molto concentrati sulle qualità individuali di questi giocatori, cioè ognuno per conto suo, per le proprie qualità, senza pensare a quello che possa essere il discorso dello schema, ma quanto a come possono produrre punti. Hanno diversi modi per fare punti, hanno anche una ottima dinamicità a rimbalzo che dovremo cercare di controllare, e dopodiché in attacco avere un buon ritmo. E dal buon ritmo riesce ad avere anche una buona fluidità, e dalla buona fluidità riesce anche ad avere buone percentuali. Ecco perché a livello numerico Brindisi è una squadra che non ti concede tanto, però insomma io penso che noi dobbiamo e abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Anche ogni partita di Coppa che abbiamo fatto ci ha dato sempre delle buone indicazioni, ci ha lasciato qualcosa sempre di positivo, e quindi confidiamo che anche questa volta sia qui. Una partita, come dicevo prima, la più importante di questi primi 3 mesi di stagione.
Lo sappiamo, i giocatori se ne sono consapevoli, ho visto il loro approccio quotidiano in palestra che hanno capito l'importanza di questo. Ecco, vogliamo far di tutto con massima attenzione, con massima decisione di fare un risultato che coronerebbe questi primi 3 mesi di lavoro di campionato e Coppa nel miglior modo possibile.